Ora, oggi con questo video presento in anteprima la tecnica che abbiamo chiamato, almeno provvisoriamente, otto strutturale, perché proprio si può rappresentare con questa forma qui, una specie di otto che poi si disegna per terra e si mettono i foglietti come una costellazione strutturale. Può anche essere chiamata tecnica della caverna di Platone. L'otto strutturale si dice così perché appunto questi due cerchi, quell'inferiore sono le strutture egoiche, quello superiore sono le strutture animiche, e si fa in modo che la persona metta dei foglietti per tutte le sue parti egoiche nella parte bassa dell'otto e la sua anima, le qualità dell'anima nella parte alta. Questa tecnica consiste fondamentalmente nel chiedere alla persona di prendere in considerazione i più importanti contesti della sua vita, il contesto di lavoro, il contesto affettivo, il contesto familiare. E poi per ogni contesto vederlo dal punto di vista dell'ego, e quindi quali sono le convinzioni, quali sono i pensieri giudicanti dell'ego rispetto a quel contesto, e poi passare a osservare la stessa cosa dal punto di vista dell'anima. Ne parlerò poi più diffusamente fra poco. Perché si chiama anche della caverna di Platone? Perché il passaggio dalla parte bassa, egoica, alla parte alta, animica, assomiglia in modo sorprendente, diciamo, al discorso che fa Platone rispetto alle persone che vivono nella caverna, sono come addormentate e anziché osservare la realtà, osservano uno schermo, una specie di muro su cui vengono proiettate delle ombre e le persone credono che queste ombre siano la realtà. Le persone sono incatenate ai piedi e al collo, quindi non possono voltarsi, non possono uscire dalla caverna. Una persona che viene liberata, che viene staccata appunto dai piedi e dalle mani, finalmente può cominciare a risalire. Che è una fatica, una via faticosa con mille difficoltà, fino a uscire fuori dalla caverna e arrivare alla vista del sole, quindi a una luce molto forte. Mi fermo qui col mito di Platone, ecco, invece poi di qui incomincio a dire le cose come le vediamo noi. Insomma, cosa significa uscire dalla caverna? Vuol dire appunto, come dice Platone, vuol dire entrare nella realtà, a vedere la verità. E dal nostro punto di vista, ma anche di Platone, questa significa la vera e propria rinascita spirituale, cioè il risveglio. Ecco, possiamo chiamarlo anche risveglio. E che cosa è necessario per arrivare al risveglio? Secondo Platone è necessaria la paideia, cioè l'educazione. L'educazione, in fondo, è una forma di riorientamento: anziché osservare davanti, ci si può alzare e cominciare a osservare verso l'uscita. La paideia è questo riorientamento verso la verità. Quando si esce dalla caverna e quindi la persona finalmente può vedere la verità alla luce del sole, naturalmente all'inizio rimane piuttosto accecato, non vede bene, ma poi pian pianino osserva le forme e rimane sbalordito dalla bellezza della realtà, cioè dalla realtà così come è. Qui, dal nostro punto di vista, la cosa importante è dire che quando tu esci dalla caverna, tu che cosa fai? Tu non sei solo, ma incontri coloro che ci sono già usciti prima di te, e quindi incontri le anime di coloro che si sono già risvegliati, in particolare incontri i mentori, i maestri, e questo è molto importante. Quindi la persona metterà qui, all'uscita appunto dalla caverna, nella parte di sopra dell'otto, i mentori che lo aspettano da tempo. E che cosa succede quando si esce dalla caverna e si va alla luce del sole e finalmente si vede la verità? E beh, si vede che cos'è il divino. E mentre si esce verso la luce del sole, si compie proprio quello che è l'invito di Platone, l'omoiosis theou, l'imitazione del divino. Cioè si entra nel regno della buddhità, ovvero delle qualità dell'essere. In altri termini, nel regno della coscienza cristica, o se vogliamo, in altri termini ancora, la coscienza ubuntica, cioè la coscienza del tutto. Bene, quando si esce dalla caverna e si comincia a vedere la verità,
Beh, che cos'è la verità? La verità, per Platone, come sappiamo, è il bene, corrisponde anche al bene. E il termine greco per verità è aletheia, da alfa privativo, lethes, che vuol dire nascondere. Quindi la verità è ciò che viene svelato, svelare ciò che è nascosto dietro le apparenze. E questo è possibile se noi, nei termini della mistica occidentale, in particolare cito lo specchio delle anime semplici di Margherita Poretti, che su questo tema è molto esplicita, nei termini, ripeto, della mistica occidentale significa aprire i due occhi dell'anima, l'occhio dell'intelletto e l'occhio del cuore. L'occhio dell'intelletto è quello che Aristotele chiamava il nous poieticos, ecco, nous poieticos, cioè quel pensiero che è libero dei condizionamenti dei sensi. Bene, adesso entro un pochino più nei dettagli di questa tecnica. Che cosa succede quando noi entriamo nel mondo dell'ego? Questo è il mondo dell'ego e questo è il mondo dell'anima, qui c'è una strettoia per passare da uno all'altro. Il mondo dell'ego è il mondo abitato fondamentalmente dal giudizio, cioè è un campo di coscienza dominato dal giudizio. Quindi incontriamo lì dentro non solo i diversi contesti, ma diverse parti che prendono posizione rispetto ai contesti e prendono posizione attraverso pensieri giudicanti, convinzioni limitanti. Queste parti, attraverso le loro convinzioni limitanti e pensieri giudicanti, che cosa producono nella persona? Queste parti? Ebbene, la prima cosa che producono è una forma di emozione, uno stato fisico anche. Ecco. Quindi la prima cosa che si impara facendo l'otto strutturale è che la frequentazione e l'adesione ai pensieri giudicanti provoca immediatamente sofferenza e malessere. E capire bene il rapporto di causa-effetto che c'è tra pensieri giudicanti e sofferenza è il passaggio centrale per poter poi liberarsi. In questo siamo stati molto aiutati dal lavoro di Byron Katie, che su questo è una maestra. Allora, quando noi abbiamo visto come attraverso i vari occhi dell'ego, le varie parti dell'ego, noi produciamo sofferenza dentro noi stessi e come noi, per questa parte, noi siamo veramente meccanici, ecco, è chiaro che nasce dentro di noi forte il desiderio della liberazione, cioè di decontaminare finalmente l'io, perché fino a questo momento l'io contaminato si chiama poi anche nei nostri termini, si chiama ego, l'ego è l'io contaminato, perché l'io non contaminato è l'io che è servitore dell'anima, è l'io governo che è servitore dell'anima. Allora, fatto questa analisi di come ci si sente qua dentro e avendo anche individuato quali sono i basic loop, sono più di uno, no? Basic loop sono pensiero giudicante di un certo tipo, per esempio mi sento escluso, io sono facilmente escluso nella mia vita. Ecco, questo è il pensiero giudicante. Il pensiero giudicante. La prima domanda che mi faccio, che emozione, che sensazione mi provoca questo pensiero giudicante? Di solito è un'emozione negativa. In conseguenza di questo pensiero giudicante, di questa emozione negativa, come io mi comporto nella vita? Per esempio, mi chiudo, mi ritiro, guardo gli altri con diffidenza e così via. Qual è il risultato di questo mio comportamento? Il risultato di questo mio comportamento è che gli altri si allontanano, gli altri mi rifiutano e così via. Come mi sento in conseguenza di questo risultato? Male, altra sofferenza. E in conseguenza di questo risultato e di questa emozione negativa, che cosa succede? Che si genera un rinforzo proprio del pensiero giudicante da cui siamo partiti. Allora, il loop distruttivo è tenuto invece in piedi da teorie ombrello che non fanno vedere la situazione così, ma fanno credere, ad esempio, che gli altri non mi vogliono bene, oppure io normalmente sono escluso da quelle persone lì. E quindi le teorie ombrello sono teorie in cui io attribuisco la causa dei miei problemi ad altri da me. Oppure attribuisco la causa dei miei problemi a cose mie, ma che non sono queste, che non sono quelle vere. Allora ho detto che grazie a questo lavoro, in cui uno si prende visione complessiva di come lui, il suo ego
è incarnato nella vita di tutti i giorni e quali effetti produce con se stesso, nelle emozioni interne e con gli altri, nasce ovviamente forte desiderio di essere liberi da questo condizionamento mortifero. Condizionamento che, come sappiamo, avendo già fatto prima lo psicogenoma, ci viene dalla parte bassa dello psicogenoma, dalla parte egoica dello psicogenoma, che ci viene dal condizionamento della nostra famiglia. A questo punto si tratta di fare il passaggio verso l'anima. Per alcune persone che sono molto contaminate, questo passaggio non è semplicissimo e occorre talvolta farle proprio girare, come qui, come si fa con queste persone qui nella caverna. Bisogna proprio che si voltino e non osservino più queste le immagini illusorie, per potersi poi avvicinare alla realtà e ad osservare la realtà davvero così com'è. Quindi questa è l'uscita dalla caverna, questa è l'osservazione della realtà così com'è, ma qui ci vuole un atto di volontà. Bisogna dire: bene, adesso mi giro, non do più credito a queste cose, prendo la decisione, ho capito che cosa sono queste cose che dominano la mia vita, mi rendono meccanico, mi rendono impotente, queste cose mi dominano perché io finisco per essere qui e ci sono delle cause che mi dominano. E le cause, però, una volta individuate, so che sono al mio interno, non sono fuori di me. A questi punti è importante che io abbia dei mentori, dei compagni di viaggio da cui io posso trarre l'energia necessaria per non voltarmi e non essere più risucchiato indietro. Alcune persone sono veramente proprio risucchiate qui dentro, si sente proprio un'energia fortissima quando sono qua, andare a finire proprio dentro questi loop. Ecco. Bene, qui ci vuole quindi questo lavoro è uno sforzo, è come quando si deve nascere, il bambino in qualche modo si impegna a nascere. E non solo la madre, ma anche il bambino partecipa della nascita, e così qui si tratta di passare attraverso questa strettoia. In questa strettoia la cosa fondamentale che va abbandonato è il giudizio, perché senza il giudizio l'ego non esiste più. Si va quindi in un mondo, in un altro campo di coscienza, dove c'è assenza di giudizio.